Allora Mauri, hai vinto un'altra corsa. Non un'altra, la prima corsa stagionale. L'altra volta avevi vinto Il campionato regionale, campionato però. regionale, però eri quinto assoluto, Sesto, sesto. assoluto, Ok, però della categoria 2 eri primo. Invece stavolta l'hai vinta una che però sei. primo di tutti, sì. Arca, dove è successo? A Narni Scalo. Era una bella gara? Beh, una bella corsa, tattica, come piace a me, veloce, tattica, c'è una bella salita, c'è una bella discesa, c'è un po' di tutto, un falso piano. A Narni l'ho vista, c'è sole, è vero, c'è sta la pianura se scendi giù sotto e poi sopra c'è sta qualche salitella. Sì, c'era una salita di un paio di chilometri, mi sa che era. Non è che era una salita dura da scalatore, era una salita, si saliva col 53, più adatta alle caratteristiche mie, però è una bella gara. Allora, tu come l'hai vinta? In volata, in 30, siamo arrivati a una trentina in volata. Su quanti partenti? Non lo so quanti eravamo. Tipo, un ordine di grandezza, dai, 100, 200, Tipo 300. 100, 80, oppure 80, 90, 60, non lo so, Ah, non beh, c'ho quindi idea. un bel gruppone, Sì, insomma, i più come tosti, i 30 più sempre. tosti. La cosa particolare che ha favorito pure la vittoria mia, che era una gara a circuito, che io vado bene la gara a circuito. Però il chilometraggio era più da medio fondo perché erano 85 km. Di solito le gare a circuito Mettete sono da tutto qua, che 61. almeno c'è l'ombra, il video viene bene. Allora, ripeti un po' questa cosa qua del medio. È che il chilometraggio Sì. era un po' particolare perché erano 85 km, quindi è molto più vicino a una medio fondo che a una gara a circuito, perché di solito una gara a circuito massimo arriva a 70 km, quei 15 km fanno la differenza, capito? Non è che è Tu una. però sei arrivato con tutta la tua forza, perché mi dicevi che la volata probabilmente a che velocità l'hai fatta? 65. 65 all'ora. Non è probabilmente, proprio testato. Vabbè, sì. L'ultimo che è un amico mio, che infatti mi ha detto che aveva anticipato la volata, che l'ho sorpassato. E infatti all'arrivo mi ha detto, dice, guarda, quando mi hai sorpassato io sul computerino della bicicletta c'avevo scritto 57, quindi l'ho sorpassato gli ultimi 100 metri. Aspetta, guardo sto allarme. Ok. Allora, tu, l'ultimi 100 metri, Mauri, scusa, che mi sono interrotto, l'ultimi 100 metri l'ha superato. Non è che l'ho superato gli ultimi 100 metri, è stata un po' una volata di quelle che mi piacciono a me, veloci, di quelle volate cattive, pericolose. E a 500, io sono partito a 500 metri dall'arrivo, l'ho fatta lunga, me la sono rischiata perché ero rimasto un po' chiuso in decima posizione, quindi io uscivo da solo, non c'avevo nessun compagno di squadra che mi poteva portare avanti alla volata, quindi me la Quindi sono che rischiata. era tutto rettilineo gli ultimi 500 metri? Era 1 km di rettilineo, Ammazza. quindi io a Ah, ho capito, 500. quel rettilineo che c'è proprio a Narni Scalo, che c'è Ah, quello che pure porta sì, verso l'arrivo è Terni. quello, Quello l'arrivo è che porta quello. verso Terni, certo. E niente, quindi Avete bloccato tutto il paese, ero avete rimasto un bloccato. po' chiuso, ho trovato un attimo un varco, me la sono rischiata perché è stato pericoloso pure che il gruppo si spostava a destra e a sinistra continuamente. Io ho trovato un buco, ho visto che passava il manubrio tra il buco del ciclista e il marciapiede. Quando ci è passato il manubrio ci sono passato pure io e lì ho sparato tutto E alla fine. fino a 600-500 metri il gruppo a che velocità poteva andare? 50, Ma penso che 55? 55 ci sta, Quindi tutto il gruppo. 50, 50, 55 ci sta. Poi io sto partito un po' in progressione perché era troppo presto per partire, però facevo in quel modo, rimanevo chiuso, me la sono rischiata. Questa è la tua caratteristica, diciamo, che ti distingue dalla massa dei ciclisti. Tu Sì, c'hai questa caratteristica qua, che sì. riesci, essendo un po' lanciato, a fare 65 Sì, perché all'ora. io sono velocista, sì, parecchi mi dicono sono velocista, sono un po' un corridore completo. Poi magari ho una bella dote da velocista fin da ragazzino, però io sono forte sulle volate veloci. Cioè, se c'è una volata dove c'è un rettilineo, magari che arrivi massimo a 50 all'ora, io posso essere battuto benissimo, posso fare secondo, terzo. Io la differenza la faccio quando gli altri magari a 55-60 si piantano, si dice si piantano, non ce la fanno più. Io magari ho quei 2-3 km orari in più che E per quanto posso riesci a fare la differenza. mantenere questi 65 all'ora? Per 300 metri. 300 metri. Ma io mi ci alleno, io calcolo agli amici miei, Ah, no? qual è il tuo allenamento? Dici un po'. No, a parte adesso l'allenamento, No, ma gli l'allenamento. amici miei Sì. che si allenano con me, Sì. che mi conoscono da ragazzino, ogni tanto io in allenamento la faccio, qualche stupidaggine così, qualche volata così per provare, per giocare, ma hanno sempre visto che fosse cosa. La cosa che mi ha messo gioia della vittoria di domenica è stato che io, siccome che, ripeto, tutti gli amici miei lo sanno che ho questa caratteristica, mi hanno visto 1000 volte, però questa caratteristica non ce l'ho fatta mai a esprimerla in gara, perché o magari
arrivavo in volata, vincevo, però magari erano andati via 2-3, quindi vincevo la volata per far quarto, un esempio, e quindi quelle volate non contano, perché si ricorda, la gente si ricorda solo delle volate che tu vinci quando vinci la corsa. Oppure magari ho vinto altre volate, però differenti, non da vialone, da gruppo completo in quel modo. Magari l'ho vinta dopo una fuga, che vado via in 7-8 persone, poi magari l'ho battuto in volata. Invece proprio a gruppo completo in quel modo era da tempo che me la sognavo. Quanto distacco gli hai dato al secondo? A 3 secondi in volata, non è si vince. Certo, beh, 500 metri era ancora decimo. 5, quindi... no, 5 metri, un buon di quello che basta per c'è pure il video su che devono cercare YouTube, il video per vederlo, c'è gara Narni Scalo 2017, non l'ho pubblicato io, l'ha pubblicato un signore che sta lì a vedere la gara. Oppure scrivete... vanno sulla pagina mia di YouTube, vedono video piaciuti e lo trovano. Certo, vabbè, magari per chi vedrà sto video magari tra una settimana è più facile scrivere Narni Scalo 2017 ciclismo, biciclette, così, e così sì, vede, sì, vede la volata. Allora mi dicevi questa caratteristica tua, se tu la volessi allenare, questa caratteristica di esplosione, no? Che tipo di allenamento faresti? Mirata a questa cosa qua. Io la volata, sono sincero, io non l'ho mai allenata. Perché, è una dote naturale e basta. Eh sì, perché io ho amici che sono fortissimi in salita, sì, fanno le salite, si allenano, però secondo me è più una cosa che ci si nasce. Io l'allenamento che faccio, come abbiamo fatto quel video, visto quella volta che ho preso 55, che facevo quei scatti lì all'autovelox, magari fa qualche stupidaggine del genere, fa qualche allungo di 300 metri, però non è che se io mi alleno va più forte o più... Io meglio che mi alleno in salita, perché fisico mio c'ho più bisogno di migliorare in salita che in volata, capito? Perché la volata è una cosa mia che c'ho. Invece in salita io non so uno forte che stacca tutti, che arriva da solo, sono uno che tengo magari, che posso rimanere lì tra i primi, però non è che faccio la differenza in salita, che stacco tutti e arrivo in salita da solo e vinco la corsa, quindi dovrei migliorare un pochettino lì, però ho visto che tanto la dote mia è l'esplosività e quindi non è la resistenza, capito? O nasci esplosivo o nasci resistente. Allora, però senti Mauri, tu come hai fatto? Campione regionale della categoria 2, hai vinto la gara, e però diccelo il segreto, cioè l'alimentazione che hai cambiato. Lo sai che ho fatto. Lo so. Però a me non t'approvo sta cosa qua. Non t'approvo sta cosa qua, perché la dieta del panino. T'ho tradito. Panine e patatine e birra, voglio dire, fanno il vero uomo. Meglio un vero uomo che arriva secondo che uno. Sono 6 mesi che non mangio nemmeno una goccia di ketchup, di maionese, nessuna patatina fritta, nessuna birra. No. Sto a fare il ciclista serio. No, sono dimagrito un paio di chili e eccolo. Ho fatto bene a non dare retta ai 1000 accendini, sennò arrivavo sempre ultimo. Tu chiedi, ciclista senza panza è come cielo senza stelle, non lo sapevi questa cosa qua? Però, vabbè, allora racconta un po', però dice questa alimentazione, dai, che magari qualcuno, anche se non l'approvo, io però... Mangio come sempre, solo ho levato tutte le zozzerie che mi facevi mangiare tu, sempre a cena a porca vacca, da McDonald's, tutte queste zozzerie, io non le faccio più, capito? Quindi? Perlomeno per 5 mesi. Ma per addirittura pesi la pasta? Peso la pasta, sì, più di 100 grammi non la mangio mai. Ah, più di 100 grammi non mangi mai la pasta asciutta. Ma non è detto che io non mangio mettete qua, che passiamo di qua, che c'è in palla al sole. Non è detto che io non mangio più le zozzerie, magari in sto periodo che ho le gare sto un po' più attento, poi dopo quando finisco le corre rivengo a cena con te, non ti devi offendere, capito? No, beh, ma io ti porto pure a mangiare dove si mangia bene, però io dovevo dire, mi raccomando, solo 100 grammi di pasta, sì, e la carne poi mangia? Come la mangio? Mangio la carne, il pesce, mangio tutto. Che carne te mangi? No, la mangio più, io ti ricordi che la mangiavo ogni sera la carne, Invece 2 volte a settimana. Ah beh, ha cambiato parecchio, che ci hai messo in mezzo? Il pesce, le verdure? Le verdure sì, tante. Che verdure? Cioè, prima non c'erano le verdure. No, le verdure prima niente. No, sto a fare proprio sul serio. E quindi tu praticamente... Allora, innanzitutto, 2 chili in meno. Comunque mi ha aiutato, ho fatto tutto da solo, Mi ha aiutato un amico mio che si intende queste cose, che fa il dietologo, che va da un nutrizionista, cioè uno che ci capisce, mi ha detto mangia così, 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 ho trovato parecchio giovamento. Vabbè, allora quindi tu rimani sull'unico dato proprio certo che ci abbiamo è che fai 100 grammi di pasta, la carne 2 volte a settimana. L'allenamento è sempre uguale, un giorno sì, un giorno no, esco, adesso oggi non sono uscito, esco domani, faccio un giorno sì, un giorno prossima no. Gara Mauri? Adesso tutte le domeniche ci stanno, vedo... Hai già deciso? Una cosa intelligente che sto a fare quest'anno, sì, che me ne sto un po' a scegliere le gare, prima facevo quelle che mi piacevano. Sì, siamo qui. Sì, adesso? A fare quelle un po' più adatte a me, tipo sabato c'era una gara bella che mi piaceva vicino al paese mio, non ci sono andato a farla perché domenica poi dopo c'era questa che era più adatta alle caratteristiche mie e ho indovinato, perché la gara questa che non ho fatto io a Soriano l'ho vinta il compagno mio di squadra,
e era molto adatta a lui e non era adatta a me. Magari potevo far pure tra i primi 5, però non... tra i primi 5, capito, ogni tanto c'è bisogno pure di vincere una corsa, non ti dico sempre, però per la soddisfazione personale, uno magari si allena tutto l'anno, capito, quando certo. Tu stai sempre tra i primi, fa piacere pure magari vincere una volta, certo, non è che devi essere come tanti che sono ossessionati, che vogliono vincere ogni domenica, che se non vincono si arrabbiano, si innervosiscono, quello no, perché non deve essere una malattia, deve essere un divertimento, quindi bisogna pure accontentarsi, magari uno la vince una, è contento, poi si diverte. Comunque, quello che ho indovinato, che non sono andato a fare quella gara per fare quest'altra, e ci ho indovinato perché l'ho vinta. Va bene, oh ragazzi, se vi piacciono questi video chiacchierata di Maurizio, è normale che lasciate un pollice in su, ragazzi. Che cavolo, siete arrivati fino a questo punto del video, lasciatelo, così ogni tanto Maurizio ci racconta. Ho i fans che sono bravi perché mettono parecchi like, gli ultimi video ho fatto anche 300 mi piace. Allora fa, raga, se siete arrivati fino a questo punto del video, aiutateci ad arrivare almeno a 300 like, dai, mi dici. Anzi, adesso vi dirò una chicca. La posso dire una chicca? Dimmi. Sto collaborando con un'azienda che fa abbigliamento, cioè che fa t-shirt tipo come questa. Sì. Con stampati tutti i disegni della bicicletta col marchio YouTube Maurizio Morelli. Quindi i fans, prossimamente, penso dal prossimo mese, tramite un canale online, se vogliono acquistare queste magliette per supportare, per aiutare il canale di Maurizio Morelli, io magari prenderò una piccola percentuale sulle vendite delle magliette, magari anche un euro, però quell'euro a me mi basta magari per comprarci prodotti, fare nuovi video. A proposito, invece se c'è qualcuno che del mondo del ciclismo che lo guarda, qualcuno che conosce qualcuno del mondo del ciclismo che lo guarda sto video, a me mi regalano un sacco di ditte, tipo la prossima 20 giorni mi arrivano tipo 200 di spinner, quella cosa che gira sul dito, per il canale d'Alessandro. Se c'è qualche ditta che vuole fare recensione dei prodotti, che ne so, un sellino, una cosa, lo può far vedere su YouTube, contattate Maurizio e magari si fa la recensione a gratis su YouTube. L'ultimo video ho fatto la pubblicità a Decathlon di un prodotto sgrassatore e sapone, l'hai visto, ha fatto tantissime visite, io quello l'ho pagato 9,90€, ma l'ho comprato, non me l'ha regalato, perché è difficile trovare uno che ti regala le cose, però se c'è qualcuno che c'ha da mandare, che ne so, un set di prodotti per lavare la bicicletta, Maurizio li prova, li testa, li fa vedere, o qualche attrezzo per la bicicletta, maniglie, lucette, così, contattate Maurizio, ma c'è una cosa. Per il fatto che uno vuole le cose in regalo, per il divertimento ti faccio il video. E anche la soddisfazione, vedi, dice, oh, sono youtuber, vedi, ma è che c'è questa piccola cosa che è una stupidaggine, ma fa piacere comunque. Vabbè ragazzi, pollici in su, ciao.